Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme un primo piatto delizioso, secondo me. Sto parlando degli spaghettoni trafilati al bronzo all'astice. Andiamo subito in cucina. Tutti qui gli ingredienti per i nostri spaghettoni all'astice. Partiamo proprio dagli spaghettoni. Io ho scelto una pasta eccellente, vedete, uno spaghettone molto grosso, trafilato al bronzo. Mi raccomando, la qualità della pasta è molto influente sulla riuscita di questo piatto. Useremo pomodorini, non utilizzerò né aglio né scalogno, ma come al solito io utilizzo il porro. Un pochino di prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine di oliva che l'ho già messo in una padella in maniera abbondante e l'astice. Ora, per quanto riguarda l'astice, per non urtare la suscettibilità di nessuno, io l'ho già Diciamo, ho già fatto la prima parte, quella che non è bella da vedere in video. Io l'astice normalmente lo compro vivo e vado a tuffarlo in acqua bollente salata. Ve ne accorgerete nel momento in cui, appena immerso in acqua, cambierà colore. Quindi dal colore scuro che ha diventerà di questo colore così rosso, quasi arancio, va bene? E dopo 2 minuti andrete a scolarlo e farlo raffreddare. Ora passiamo ad aprirlo, perché se vogliamo fare una pasta per due, allora andremo ad inciderlo così a metà e ognuno avrà la sua metà di astice. Se però si hanno più ospiti, allora consiglio di fare più pezzi per farlo assaggiare appunto a tutti. Andiamo a metterlo così capovolto prima di tutto e cominciamo ad inciderlo, diciamo, sotto alla pancia, in questo modo. Cerchiamo di non toccare, ecco, buchiamo e poi andiamo semplicemente a aprire, anche se è molto duro, il carapace. Cerchiamo di non toccare la polpa. In questo modo continuo fino alla testa. Anche con un coltello, perché l'incisione nella parte più alta è un pochino più difficoltosa, in quanto vedete da qui partono le due grandi chele che sono comunque più dure rispetto al resto. Ora qui c'è un sacchettino, eccolo qui, che contiene la sabbia. Quindi questo, eccolo qui, vedete, questo sacchettino va tolto immediatamente. Il resto è tutto commestibile. Per quanto riguarda invece la coda, dobbiamo togliere l'intestino. Quindi ora vado ad incidere. Vedete dov'è l'intestino? E ora andiamo a sfilarlo. Vedete? Cercate di toglierlo sempre perché è molto amaro, è sgradevole, insomma, da mangiare. Ora finiamo di tagliare così a metà e scegliamo: o utilizziamo l'astice così come andrò a fare io, oppure è semplicissimo a questo punto fare altri pezzi. Quindi si può tagliare la testa in due e la coda in due, ottenendo per ogni parte 4 pezzi. Noi andremo a farlo così perché sarà molto più scenografico. L'ultima cosa che dobbiamo fare è andare a rompere in parte le chele per aiutare appunto i commensali a aprirle e togliere tutta la polpa dall'interno. Quindi andiamo con un coltello, se per voi è più semplice potete usare anche uno schiaccianoci. Con un coltello andiamo a dare dei colpi secchi per inciderle. Vedete? Non lasciamo neanche uscire tutto il succo che è all'interno. E la stessa cosa facciamo qui. Anche qui abbiamo fatto. Ora è il momento, togliamo ciò che non ci serve più, di prendere una padella. Io avevo già questa padella con olio molto caldo e iniziamo a fare il nostro soffritto proprio qui.
Una volta messo il porro, così, in olio bollente, ci trasferiamo sul gas direttamente. Il porro comincia a sfrigolare, lo lasciamo sfrigolare per un minuto e mezzo. Non serve arrivare a doratura, sarà sufficiente farlo appassire. Dopodiché andiamo a mettere subito i pomodorini all'interno. Aggiustiamo di sale. E di pepe. Una manciatina di prezzemolo. E lascio andare per 5 minuti fino a che i pomodorini saranno leggermente ammorbiditi. A quel punto inseriremo il nostro astice. La nostra salsina è pronta per ospitare le due meravigliose metà dell'astice e le mettiamo così, a bocca in giù, in maniera che tutti i succhi andranno all'interno della pasta. E guardate, dal tagliere ho tolto, questo è il succo che è fuoriuscito nel momento in cui siamo andati a tagliare l'astice in due. Ora, io adesso andrò a chiudere con il coperchio e lasciamo andare per una quindicina di minuti. Nel frattempo, quando l'acqua arriverà ad ebollizione, io butterò giù i miei spaghettoni. Ho buttato giù i miei spaghettoni, sono già 3 o 4 minuti. Vedete la salsa, adesso vado ad abbassarla completamente perché è pronta. Ora, prima di scolare gli spaghettoni all'interno della salsa, andremo a togliere l'astice, però lo faremo proprio all'ultimo minuto. Mancano 5 minuti di cottura per lo spaghettone, ma io vado ora a togliere l'astice. Vado ad adagiarlo così su un piatto. Guardate se riesco a farlo tirare, guardate, vedete che bello come è rimasto comunque integro e morbido. Ecco, togliamo qualche pomodorino così. E ora vado a scolare i miei spaghettoni all'interno della salsa e finirò di farli cuocere per gli ultimi minuti proprio. Ora un filo d'olio a crudo così e iniziamo a saltare. Alziamo leggermente la fiamma, vedete il colore resta chiaro perché è una salsina fatta solo con pomodorini freschi. Saltiamo ancora. Lasciamo andare per un paio di minuti, poi possiamo andare a preparare il nostro piatto da portata. Un ultimo salto fuori dalla fiamma. Guardate il colore e guardate la salsina di base, è diventata una cremina, vedete? Ok, ora preparo il vassoio. Ora mettiamo una spolveratina di prezzemolo prima di aggiungere l'astice. E ora andiamo a mettere l'astice. Magnifico. Così. Ecco, le due metà.
un'ultima macinata di pepe. L'abbiamo messo appena appena all'inizio. Il mio piatto è pronto. Credo che da qualsiasi direzione si voglia guardare, penso che sia davvero invitante. Io mi auguro che lo rifarete veramente in molti. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e pubblicare le mie videoricette sui vostri social. Se questo spaghettone all'astice sarà stato di vostro gradimento, aspetto un vostro like. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.